Benvenuti, buonasera a tutti. Grazie. Stasera ancora teatro alla Cima Bolivar con i teatristi che hanno pescato dal loro cappello magico una cosa molto bella di Gaetano Di Maio, scritta nel 1975 e portata al successo da Luisa Conte e Enzo Cannavale. Di Maio è stato un autore che ha avuto una gran fortuna per essere un napoletano, innanzitutto, e per poter pescare appunto nella grande cultura teatrale napoletana, da Viviani a Scarpetta, De Filippo, e quindi è riuscito a mettere insieme tutto quello che questi autori negli anni, nei secoli, hanno scandagliato dell'animo umano. Lui non ha fatto altro che ancora ripescare appunto nelle paure, nelle angosce, nelle inzirie, come direbbero i napoletani, attualizzandole e rendendo un prodotto veramente molto carino. Di Maio non è un autore per molti potrebbe essere apparentemente leggero, non lo è, non è banale, è un autore molto profondo invece, che riesce a scandagliare molto bene l'animo umano e rendere con leggerezza appunto tutto ciò che quelle sono le nostre preoccupazioni, i nostri problemi sempre, e fare teatro, oppure la vita, il teatro è vita alla fine. Quest'opera dai critici dell'epoca fu in qualche modo definita un giallo comico, infatti è simpatica perché nella tessitura classica della commedia ci sono degli inserti particolari, un po' di noir alla francese, ma è carina, molto molto simpatica, poi ne parleremo. Infatti si svolge in una pensioncina, tutto questo si svolge in una pensioncina denominata Pensione della Tranquillità. Ovviamente la tranquillità non c'entra per niente, è un susseguirsi di gag, di interscambi di persona, di situazioni esilaranti che porteranno a un finale particolarissimo che ovviamente non vi dico, però che vi siete venuti a fare. Inoltre ci sono dei ringraziamenti speciali da fare a Domingo Del Gaudio, alla direzione del Cinema Bolivar del Teatro Don Pedro, ai fratelli Fedele e Paolo di Isabella e a Francesco Busati. Ovviamente tutto questo si avvale anche di un supporto tecnico importante per mettere su appunto una scena teatrale, e appunto nel posto di scene Mimmo Mea, Fulvio Giuliani e Francesco Del Gaudio, l'audio e le luci sono di Antonio Saggiomo e Giampaolo Russo, i costumi e l'oggettistica Carmela Di Luca, Rachele Ruocco, Mauro Lamanna, gli oggetti di scena sono di Tommaso Guzzo, Pierpaolo Troccoli e Bifurco Andrea, trucco e parrucco Maria Antonietta Martuscelli, Ilenia Iutaiuti, Antonio Principe. Tutto questo, amico di sempre di tutte le nostre esibizioni, Ligusati Web TV presente lì, che manderà appunto tutte le volte il nostro backstage, le nostre immagini, anche le vostre, se andate sul sito troverete un sacco di belle cose. Su tutto questo, inappuntabile e precisa regia di Hector Cusati. Oh, fatelo, fatelo! Signore e signori, i teatristi in Il morto sta bene in salute. Buon divertimento! Ma io non ci sono, ti gasto, ti gasto, ti gasto.
Ma che se stanno per la nava, che la dose se stanno per la nava. Senti, non gridare. Chiamate il Guglielmo, ma come me, che non si è scelato con te stessa qui. Chiamo a mamma. Che non ci metti la pinta in resta, ma non siete a voi. Zitto, mi pare che è forno. Per forza, stai via da me che non si aiuta. Se ne so giù. E si capisce, non c'è una che non sa nulla. Se ne so giù. Se ne so giù. E lo vado male. Lo vado male. Oi! Delinquente, mascalzoni, figlia di droghe! Ma quanti tempi ci metti? Ma di chi va la vita pigliata? È pigliato per la città ampressa, almeno un povero mesce da questo tormento. Chiama tua madre, scende tua madre. Mi tengo la responsabilità e io c'è che non coraggio di me mettere a paura. È finito un'altra volta, non c'è mai finito. So che... Addio sì, macchina, c'è mai, è fornuta, se l'hanno pigliata. Se ne so che... aspettavamo a noi. Se ne so che... meno male, signori Dio, ti ringrazio. Mo' appicciate il luce, se ne so che appicciate il luce. Dio mio, mi sento un signora! Ma ti ha rivisto un momento di pazzia! Signor, ma fai con quello con te! Signori e signori, ecco qua mia moglie! Oggi una dama tagliata! Era per fare almeno un'azione di disturbo contro l'altro. L'anni fa uno che fa scendo veramente. Certo, l'antifurto è psicologico, come lo spaventapasseri. Ecco giusto, sì. Se ha visto mai uno spaventapasseri corra diretto alla uncina. Se si spaventa è bene. Nessuno, sono mazza all'erta. Ma che gente, l'anni voi sfottì. Quelli marioli sono diventati sfacciati. Oh, sì. E credete che i banco fanno proprio l'annuncio. Signore e signori, buongiorno, questa è una rapina. E va bene, allora aspettiamo che l'altro ci chiamano proprio per telefono. Pronto? Siete in casa? Abbiate bontà, uscite a vento perché lui mi va a rubare. Ma veniamo a mettere male, come mi basta? E lui è così ha ragionato. Nanni, mettete in capo che a nessuno si mette a paura di niente. Ehi, chi vuoi dire? Ma 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 state ma senti, scendiamo, andiamo a vedere che è successo. Ma chi è da vedere, scusate, con la macchina non ci sta più. Perché che c'entra, un soprannome sempre sa da fare. Anche questo è psicoillogico, è psicologico, anzi è psicoillogico. Bravo. Perché qua logico non ci azzecca per niente. E poi tante volte può essere un amico che ha fatto uno scherzo. Don Genna, scendiamo, andate retto a me. Adesso si sceglie, ma poi non viene. Ma ci va, oggi no. Peppi non risponde. Non ti permette di rispondere, che chi si può essere i mariuoli. Vabbè, mariuoli, ma che voi altri prima si rubano le macchine e poi vengono a chiedere le chiavi. Vabbè, rispondi, rispondi. Vediamo chi è. Chi è? Andiamo a valigia. Sì, a valigia. E io, sono tornato. Sì. Chi è? Dice che è il commissario. Oh, commissario? Ma no, e come mi faccio una? E non c'ho avessi? Non c'ho avessi? Nanni, ma non pare che mi avessi solo, ma non è lo stato. Allora, non te lo so. Fammi rispondere a me. Commissario, non mi mandava lì. Aspetta, guarda. Sì. Chi è? Sì, commissario. Salite che riapro la porta. Salite che riapro la porta. Niente, ci vuole un tappeto, capito? Ma c'è niente, c'è la prima che succede. Sta zitto. Buonasera.
possiamo offrire, come sa, sicuramente volete una camera. No, grazie. No. Abbiamo ricevuto parecchie telefonate. Telefonate che dicevano che qui si faceva chiasso, che c'era un festino. Ma quale festino? E da come posso vedere ho anche capito che tipo di festino. Va bene. Per cortesia accompagnatemi in commissariato. Commissario, ma forse qua ce n'è qui, perché quale festa è festina? Che state dicendo? Che state dicendo? A noi stasera ci hanno rubato. Sì, ci hanno rubato. Hanno rubato una macchina. Con tutto quello che vi siete bevuti. Voi forse neanche ricordate a che avete prestato questa macchina. E poi? Ma voi veramente avete la macchina? Come sta, abbiamo già perso parecchio tempo. Accompagnatemi. Lo dico a vostra madre, perché io con voi non parlo. Ma che? Con me non può parlare nessuno.
Vostro marito e il fratello sono andati al commissariato per fare la denuncia. Buonanotte, signora Nannina. Buonanotte, Don Silvestrino. I raggi dite che sei proprio a pensione dei scemi. Dunque, dove eravamo arrivati? A grandissima zuccolella. Uè, un po' indisponente, che i nevoti non udino e ci metto superlativo. Ma perché mi fa di fatto uno sta tutto qua? Ma perché chi la ne sape ancora? Chi le ca tutto quando si mette le orecchie vicino alla porta per sentire quello che diciamo? E specialmente che eravamo mai passato. Signora Nannina, mi dispiace per voi, ma questo non lo dovete dire. Io lo faccio, fatemi. E allora comandi, che se vuol dire che la orecchia teneva proprio vicino alla porta. Sì, ma per combinazione, perché mi era caduto un bottone per terra. Proprio vicino alla porta. Già tu pazienza, Don Silvestri, io te la tocca. Buonanotte. Buonanotte, signora Nannina. Buonanotte. Ecco, almeno tu l'avessi fatto con questo qua, che era un giovinotto. Io mi spiegasse. Questa è una pensione, e ne sono passati di giovanotti belli, freschi, simpatici. So femmina pure io, capisco. Una donna perde la testa e piglia la sciuliata. E invece tu no! Tu ti sei messa con un cicatore! Che innanzitutto devo essere maglia! Capite? E poi è un cantante attore che come cantando fa scena. Come attore, così così, faccio schifo ancora! Ma è un grande macchiettista! No! Che è un grande macchiettore! Mamma! Voi non lo vedete con gli occhi miei? Noi potremmo che sta a bambaccio! Mamma! Ma insomma, tu lo sai, ho stato davanti a me che io e dice su cosa? Ma che te, divino che te, ne deve pure a me, ma te! Lascia! Dile! Charmante! E perché mi dici allontanare queste cose? Che ci vuoi dire a quale posso andare? Mamma! Mamma, ma si è sali in Lucca, che ti reggi la dovente. Oh, Lucca! E che è? E c'è, non dice una cosa pornografica, cagata la mano! Ma se volete pensare, sono i vestiti che si mette. I vestiti! Hai ragione, mamma! Chi da certo modo può fare il tempo a Gigio? Non è mai colore. È sempre eccentrico, fantasioso. Tu sei asciuta pazzo, mamma! Ma c'è una pazza mia figlia, non me lo dice! Che lui disgraziato mi ha guaiata la piccola! Ma mi ha detto quel giorno che mi ha detto per in sta casa il giro d'ore! Mi avete chiamato? vinta da Carli, bella mia! Il terzo spettacolo, stasera è finito più tardi. Ma voi mi avete chiamato, vero? Ma quando mai? Come? Io chiamava buio. Ma la come, ci si parla con me. Mamma, sono un po' nervosa. Su per di là che sono via la macchina e papà. Come mi dispiace! E beh, scusate, e non ci potevate mettere la defunto. Non ne voglio parlare. È quello Don Gennaro, usciva e l'altro se ne scappavano, no? Io ho pregato che non ne voglio parlare con me, Gigi, lo spettacolo è andato bene. Oh, amicina, amicina, ma lo spettacolo, cosa vuoi che sia, lo scusarello per Luigi Chiattone in arte? Gino Dore... Chiattone, Gesù Chiattone, la signora Chiattone! Io avevo altre aspirazioni, altre velleità, io volevo fare... La Ida, o trovatore. O barbiere. Il barbiere di Siviglia, quella è un'opera bellissima. Brava, Figaro, Figaro. Ma sapete che cosa mi sarebbe piaciuto di più fare? O pagliaccio. Pagliaccio. Quella è ancora più bella. Brava. Ma che le mamme ti stanno tutto quanti. Sì. Io sono un'appassionata della lirica. Io mangio pane e pavarotti. La madre sì che è un'intenditrice, lei sa chi sono io. Io so che sei tu, e che la vita non lo sa. Non bastava sentire. Invece
Invece guarda che avvilimento. Aspetta, l'ho messo. Queste sono le parole di una vecchietta che devo cantare domani. E come si chiama? Ad schiattarmi a suo. Che cosa? Mamma! Mamma, è cosa? Fammi sentire. Fammi sentire. Te la faccio sentire. Allora, incomincia con l'introduzione di archi e fiati. Mi fa un po' così, fa. Allora, aspetta. Ah, ecco. Parla parla prima del suocero. Ma prego. Mio suocero è Lupie. È Lupie. È Lupie, se contrabbassa. E tenno pure il cor. Ma dice il cor. E corda passuna. Poi parla della suocera, eh? Mia suocera è una cre. È una cretina. È una cre, ma la vaniglia. E mangi fatavi. La figlia. A fionda facciacca. Sentite, Gino Dorè. Ti è venuta una strofetta pure a me, così al momento. Anch'io mi avvalgo di archi, viole che non c'è. Mio genere non c'è, Mamma, aspetta! E un celebre concordia. E pare che fa schifo, E pare che fa tutto schifo e se ne va. Ma no, vicina, lasciala stare quella. Mammina ha voluto scherzeggiare un poco. Mo facitemi a cambiare perché devo uscire. Di notte? E che le zoccole notte! Gente di teatro si va a cena dopo lo spettacolo, capisci? Mi hanno invitato certi grossi impresari e mi sono venuta a cagliare ovostite, capito? Vado, mi trasformo. E torno! Ma mi trova come su bambina, ma no! Mamma, non è una scontetta! Beh, vicino, lo chiede proprio! No, bella mamma, è che non lo ascolto! Io lo dico apertamente, mamma! Anzi, se mi fanno uscire per un canale privato, io va che lo dico a tutta la città! Faccio la presentatrice televisiva! Miei cari spettatori, io schifo Gino Dorè, ma figlia mia bella, ma tu hai visto mai una persona seria che se ne sta così? Per esempio, hai visto mai a tuo padre, hai visto mai a tuo zio? Che le sì che sono persone serie, che si vestono da cristiani? Anni quando stai venendo un commissariato, avevamo qua da certo Mariola e ci hanno spogliato. No, mandala. Per dispiace che non tenemmo mamma una sorta buona. Ci volevano battere per forza. Ma non c'è da dopo, oia. Non c'è andate da, ma devo portare qualcosa di sotto il mondo, no? E prima portavo qualcosa di sotto per i Mariola. No, per portare sì, per qualche cosa, no? Sono arrivato pure i guardi. E l'ha arrestato, già? Che ti volevi arrestare? Era un braccio al cuore! Ma non per me! Ma per Peppino che l'hanno pigliato per il chiodo! Peppino, tu sei un piazzerò in questa maniera! E la povera reazione! Quando che l'hai chiamato furmania! Signori, la famiglia bottigliera al completo. A bottigliata, un fiasco, ad amiciano, hai un bottiglione capo casuolino. Abbiamo già detto qualcosa vuole che sta fermando i fritti. Piate, che i momenti per te. Nani, oggi è giorno della calata. No, e come stai? Tengo i triciclo. È un polistirolo.
per più un fulistrone non parlavamo proprio a 400 e stai guaiato, da lì i transanimali a 360 ma no, io lo vedo a 30.000 lire rupi non è stato così da me che è stato, guarda ha visto telefonato i carabinieri? No, non ancora, non ha telefonato Dani, chi lo va a trovare nella valigia? Ha detto che avete domani, che lo dici? E se lo dicim? Gennaro, facciamo la faccia verde, la faccia bianca, la faccia rossa. Faccia viva lì, facciamo la bandiera italiana. Ma voce, dicim che i soldi che sempre in la valigia, non ci volevo tornare un po' a volta. Chiaro, il prezzo del rendenale. Signora Nannina, se dovete comprare casa, se vi serve un prestito trentennale, io conosco una cooperativa che vi entra. Quando è bellino, lei! Io ci ho passato proprio un guai con Chris! Ma dentro! Gennaro non darei, ti ha vestito! Tu te le levassi la valigia da dentro il cervello, non ci pensai più! E piuttosto... Ma te le levassi la buona culla, va! Dai, buona mi dico, che siamo tanti che mi accattassi tutti! Ma da accattai quando teniamo che ci metterà la vita! Dammi il momo, mo ci vuole il slip. Ma slip, Gennaro, ma il slip non è qua portato. Dammi, perché non posso portare? Gennaro, non fa parlare da giudica, non è qua portato. Ma perché non posso portare? Gennaro, perché viene a guardare. Signora Nannina, ve l'ho detta a quest'ora perché rimane troppo tardi. Ho deciso licenza a campo. Lo so fatto pure la valigia, vedete? Non si vestiva, non siete offeso che ho fatto da ricca dove davo. Ma io già pazziato, che non esce l'offe. Invece è uvero, signor. È uvero? Sì, ma non per quello che pensate voi. Ah. Modestamente Silvestrino Petrella, giuce per te colezze non ne fa. Però più scemo che la ricca dove dà la porta. E se non di una voce. Scusatemi, perché facete questo scemo cari che te le davo? Signora Nanni, papà te ne ha torrefazione, mica per mie ziccarame, mie zii cioccolatini. Ma non ho mai visto una cosa così dolce come a vostra figlia Rosella. A bottigliella mia! Signora Nanni, ma che mi serveva a me in una stanza? Papà te ne ha una casa di 7 stanze. I cavi che ha chiuso i soldi. Ma sono fottato questo portusiello, me ne sta sempre vicino. Ma dire se... Ma venite a me che mi lasci a questo reno! Non si feste i denti di certo pensiero, vaga! Voi avete ragione, però mi dovete ascoltare. Rosetta prima mi guardava, mi faceva sperare un po'. Poi un bel giorno è arrivato il signor Chiattone e io che sto a domandare? 0 + 0 = 0! Non si feste, sentite a me, tra si traveno di due portusiello vostro, degli altri va a cucca, venite di mano a madriglia. No, no, e chi potesse dormire? Chi potesse dormire, signora mia? Dicando mie zii caramelle, mie zii sciusciù, ma sono pieno d'amaro dalla testa, ai piedi. Signora mia, aiutatemi, ratemi un cucchiaio di zucchero, ve ne prego. Oh figlio mio bello, io un cucchiaio di zucchero adesso volentieri, ma invece t'ha già dato una furtollata. Come una furtollata? Che la tra un mese s'ha sposata fuori! E che l'hai chiuduto la zucchera in capo? Ma perché? Perché s'ha da sposata fuori? E ho vero che stiamo all'epoca che se la rindalo. Ma certo razzo, sei un razzo mio, so! Ma com'è possibile? La bottiglia è la mia! È stappata, non si può stappata! Ma che le prime la davo tutto! Ma, don Silvestri, sentite a me, lasciate perdere, perché non perdito tempo, Chiattone tiene una cosa che a lei piace molto, che cosa? E che forse a voi vi manca. Ma come ce l'ha già detto la chista? Che la svergognata ci ha trovato un look che forse voi non avete! Don Silvestri, ma voi come state al look? E io spendo milioni per il mio look! Oh, e allora avete cagnamiero! Io non posso stare chiuso in questa casa! Io me ne vago! Sì. Avete capito? Sì, sì. Me ne vago! Zitto, non mi alluccate che avesse una pensione a gente, sarò mai messato per... Scusa, avete ragione. Però capite, io urlo per farmi sentire da lei. Certo. Quella incapace che sente che io piango e viene qui fuori. Ascoltate. È stato così, però calma. Non parlo. Zitto, vabbè.
una cosa assurda proprio. Questa è la maggiore della tranquillità. Ma quale tranquillità? Dani, che è venuto a me, ho trovato una valigia. Ma quando per me, ma stato tranquillo, le va a manare con poco. Ti sono da uno che allungava la valigia mia. Stai tranquillo, per la donna ci investite che se ne è chiuso con la valigia, sì. Ma non mi ha fatto pigliare questa paura, ma... E quello perciò gli amici lo chiamavano Gennaro Romano. Ogni tanto sa fa sotto e si mette a mano con poco ora. Gennaro, ma alla fine non ce l'avevamo rubato della valigia. La mia valigia ma c'è sta. So che te darà la rinde che non c'è sta di più. Vabbè Gennaro, ma quella la valigia è rimasta sola, abbandonata, senza nessuno, senza padrone. E noi ce l'avevamo adottato. Non c'è dito che si parla della valigia come fosse un'orfanella. Mio suocero che... Ma che sta dicendo? È la nuova macchietta che sto studiando. Eh sì, quelli sono tesi difficilissimi. Che ne dici, vicina? Come sto? Benissimo. Sei spumeggiante, effervescente. Ma parla magnesio sapete. Capirete, vado a parlare per un contratto da cui dipende tutta la mia carriera. Ah, ma sì, allora in bocca al lupo con tutto il cuore. Vicina. Ah, quante volte te lo devo dire? Non si usa più in bocca al lupo. Sai come si dice tra noi, gente di teatro? Merda! Bravo, ragione. Ma voi non siete dell'ambiente, ne è con vostra vita. No, io ci guardate a te e mi è uscito spontaneo. Guarda. Adesso, signor Danina, mi dovete fare un regalo voi, eh? Sì. Non mi potete dire di no. Ma non... Mi dovete dire merda pure voi. Se non me ne vado, no, per carità. Ho visto sto così in peso. Ma io ve lo dico con tutto il cuore. A me esce proprio... Yeah.
simpatia, così ti devo chiamare. Prego, prego. È Gennaro, amico mio, o no? Gennaro, Gennaro, senti! Lo ricordi ancora il nostro antico saluto, ah? Noi ci salutavamo sempre così, Etna, Vesuvio. E muove in eruzione! Talia, Talia! Bella. E chi sta vicinita qua? Due! Che splendore, case figli, che sta figlia! E io l'ho conosciuta, che è ancora una puttanetta, Carmen, e che ora così è rimasta? Perciò che mi ritrovo con questo nome tipicamente siciliano. Ma io così non me lo sogno. Il resto dalla parlatura si sente, da tanti anni in Sicilia vivo, ma non ho mai imparato a parlare veramente siciliano. Qualche parola ogni tanto mi esce, ma la puletana come a voi lo sogno. No? Antonio ci scappa sempre. Carmen. Ma com'è che sei venuto a quest'ora? Chissà come sarai stanca! Vattene qua! Poi domani facciamo i convenevoli. Andiamo, ti accompagno in camera. Gennaro, ah. Gennaro! Quali convenevoli, Gennaro? Questa pensione, voi non tanto li siete. Io vorrò vorrei mai con ferro e botto e mi sono detto andiamoci a fumare il calumetto della pace con l'amico Gennaro. E tu a me a dormire mi vuoi mandare, eh? Ma chi è questo palumbetto? Ma io che ne saccio? Nanni, stasera non tengo la forza di mi far nisciure, perciò niente dell'anima in pace. Annozza, il calumetto è la pipa della pace indiana, quello. Ah, ho capito! Gennaro, il calumetto è una pipa! Gennaro, fatta una pipa! Guardate che amicizie, si vanno a fare pipa che hanno capito, Iano! Ma vuoi che sta piccerita sonno non ne ave, eh? Tu non ne ave sonno, eh? Ma non la corrigare mentre si stanno ridendo gli occhi, vai! Vai, sciacquadunazza, vai! Carmen, scusi come l'hai chiamata? Sciacquadunazza sarebbe a dire una bella figliuzza, come a dire? Vabbè, se non avete più bisogno di me. Vai a papà, vai! Sciacquadunazza! E allora buonanotte! Mi sogni! E passano guai due notte! Se non avete più bisogno di me, e io vi vado a fare un bel caffè, e se no sta pippa non ve ne vuole, eh? La mia cosa, il Carmelo non ne piglia caffè a stemmi, eh? Assiettate là, assiettate là, c'ho un gatto qua, lo lascio solo con Cristo. Amici, parliamo prima di quello che mi interessa e poi pensiamo al caffè magari, eh? Sì, sì. E io tengo una pietra qua sul cuore. Carmelo, Giuritto, vado cocca, riposati, se no non leggerisci. Amici, ma voi lo sapete perché io sogno qua stasera? Eh? Tanti lo sappiamo. Come? Come? Non lo sappiamo, lo sappiamo. Ah, lo sapete, eh? Sì, lo sappiamo. E allora, Gennaro Bottiglieri, in nome dell'antica amicizia, la valigia di Luciano Paterno da Vizzini, ma onne? Unde! Carme, che è la una! Cosa te a tu stava lì? E Carme, che lui quando infermo una ricetta dovevano tutto cosa a me, su come aspiratore, pensi che... Carme, è meglio che te dico tutto da una volta. Ma tu tieni la rivoltella di te a sacca? No, non la tengo. No, e allora spara, che la valigia non giusta qui. Oh, santa Eugenia, santa maga da Vigalaria, santa Rosalia di Palermo, santo scimmio! Lacrime nere, lacrime male mi fate piangere. Hai ragione, Carmelo, hai ragione.
Che me ia quando nessuna nuca mi dirle che sto a niente. No, io non ne voglio di lacrime. Io spiegazioni voglio. Aspetta, siediti che poi ti raccontiamo tutto come è successo. Assetto, tu stai avanti. Avanti. Io parlo tu. Ma tu già non parli. Se so così. No. Non ci ho parlato. No, Paolo. Allora? Stai tranquillo, rilassa. Dunque, Carme, dunque. Dunque, Carme, questo Luciano Paternò da Vizzini si è fatto una stanza qua, giusto. E certo, fui proprio io che volevo andare qua, perché lui era un 18 d'onore. Infatti, onorevolmente, dopo 3 giorni l'arrestarono. E anche questo sono, annuncio, anche questo sono. Non è naro, quello che io lo so, è sta benedetta valigia di Luciano Paternò. Carme, il giorno dopo venne un ragazzo tutto misterioso che ci portò una lettera di questo Paternostro. Paternò, non mi potrai sto nonno. Nella mia stanza ci sta una valigia, non la toccate per nessuna ragione, specialmente se viene la polizia. Che certo. Nascondetela bene e non la date a nessuno, se non vengo io personalmente. Sicuro? Figura da lui, povera gente. E che ci sarà lì da che la valigia? L'eroina, nutritore. La capì, fermano fatta a pezzi. Ma poi non l'ha fatta a pezzi, andiamo, e non state a ridire. Guarda, la gente non dopo il giornale. Che stupata terna. Paternò. Stato condannato per direttissima ed era venuto in un momento in galera. Ah. Insomma, stupata turca, la vita nera. E allora pensaste bene di aprire quella valigia, eh? E che c'ha da me un sottacito? Ti ritornavo troppo vintato. E con questo? E dunque, Carmen, che la capa è femmina, ha fatto pizza. Andiamo, non essere ridicolo, c'è no, guarda, io dico, Carmen, meglio ti dico, caraggio. Carmella, ma che c'è già dici,
ma allora ce l'avete rimessa, allora, tutto a posto, eh! La mia ce l'abbiamo rimessa. No! Mangio mai granate 19 anni e 4 mesi! Che non ti preoccupo, che ho pagato a morire c'è tempo, non ti preoccupo, ti invece sta! Va bene, amici miei, però... Se si tratta solamente di 500.000 lire, io modestamente... E si è arrivato con 500.000 lire! Ma allora, amici, quando vi siete presi da quella donna? Scusa, Carmen, ti posso dare un consiglio, fratello? Carmen, non ti pigliare mai che le canunte a far te! E perché? Non me lo dici, non si dorma a notte! Ma tu a me vuoi! Sono mesi che non dormo, Carmen! Sono mesi che non dormo! E dovete dire? Quando vi siete presi da quella valigia, andiamo! Carmelo, tu non vuoi sapere precisamente quando ci siamo presi! Sì, un attimo che facciamo i conti, Ci organizziamo! Sì, organizziamo un attimo, Carmelo! Cena, un corrente di rosatella, la cena che abbiamo fatto con gli amici, sì, comando! Sì, no, come lo facciamo! Carmelo, se non puoi aspettare, vado a fare la passata! Sì, allora Carmelo. Di Paternò,
oltre ad essere anche la mia di mamma, è anche la mamma di tutti i fratelli sicuri sparsi per il mondo. Oh. Lo capiste? La mia mamma chissà da essere una grande sicura. Carmelo, non tu sei i soldi, Gennaro, erano della... Parlo di cefalo, farò l'acqua. I miei soldi erano della mamma. Ah, la mafia. Lo capisci? Ma bimbo sempre di più. Ma no, ne aveva avuti per ammazzare una persona. Per ammazzare? Certo. Carmen, tu mi hanno assalto nulla. E perché c'era una ragione ben precisa. Ce ne andiamo indietro. No, vogliamo tutto prendere. Nero, tu non ci devi abbandonare. Ma mi dispiace, amici miei, io nell'organizzazione in generale non sogno. Io un soldato semplice sono. Io mi posso piangere. Ma non vi posso salvare, perché voi... a morti siete! No, noi facciamo qualunque cosa, Carmelo! Ma come? Come entri una Vesuvio? Una sola cosa ci sarebbe da fare! Ma non è cosa per voi, non ve lo dico nemmeno! Carmelo, parlo allora! Ma vi dico che è impossibile! Parla, faccio allora, ve lo dico! Sì, dicciolo! Venite, venite, la cosa! Sedetevi! Ma basta, c'è una cosa! Sediamoci, mi prego, da un amore mio! Gennaro, la nozze, e che vuoi la pigliare la puttana, la quale ti la fare a tagliare, la tagliata. Vai per me, ma che lì? Ma nozze, queste non sono cose che si possono dire apertamente. Uno a volo bisogna che le afferra. Carmelo, ma se tu non cacci niente, chi chioppa un po'? Gennaro, la nozze. Sì! Dammi il fondo, parla di ancora e dite una parola. Se voi l'ammazzereste a una persona, ah? 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 Carmelo, lo parlo di stupido, ma di pazienza. Ma stiamo già andando lì in carne. Carmelo, che stiamo su scherzi a amici, amici, amici. Se voi ammazzate alla persona, la commissione di Paternò è vostra di te. I 500 milioni vi appartengono e tanti saluti dalla famiglia. E baci e abbracci da tutti i parenti. Ma non se la scherzare, mannosa, perché quella è gente che il cadavere nel cemento ve lo fa sparire. E nel corpo si trova. Gianni! Amore, Gennaro, via! Ah? Ti mandano una torta dei cannoli siciliani, una bella cassatina! E capisci, sti siciliani a dovere a due. Ma poi la cassata di dolce a tennuccia! Ma non ti preoccupare, Gennaro, perché quando vai a assaggiare il primo pezzo di torta o il primo cannolo, la prima fetta di cassata, boom! No, grazie, Carmè, mi tengo di a bere. Infatti, lo stesso per aria. Allora non faccio passare. E tu, una nozza, ti mandano dei fiori. Non mi piacciono, mi piacciono i fiori. E quando ti arrivano i fiori, come sono belli questi fiori, come sono profumati, chi l'avrà mandato? E andiamo a vedere nel bigliettino chi è. Bom. E boom! Libera! Pensateci bene però voi amici, perché per voi la cosa sarebbe facile, perché la persona che deve morire è alloggiata qua in questa pensione. In da casa mia! Scusa, ripeto! E certo! Alloggiata qua! E certo, perciò vi manderei io qua a Paternò. E chi è questa persona? Tu lo sai! Ti dica una cosa!
Carmen, beh, se frate ma Peppino Alci. Vabbè, non lo vogliamo sapere più, non lo vogliamo sapere, no? Io ve lo dico se volete, eh! E va bene, diccio! Ti prego, parla! Sicuro! Parla, Carmen! Parla uno schifo di attore. Come Chiattista da tre soldi. Un infame verme che si chiama Luigi Chiattore! In arte giratore. La Cina! Ma com'è che mi fanno queste tentazioni? Charim! Sì, dimmi! Ma vedete questa fotografia? Sì. Questa è una femmina con due creature, con due piccini. Sì, sì, sì. Sono i figli di Chiattone. Ah, il Chiattuccello. Diversi anni fa Luigi Chiattone stava in America e sedusse questa donna italo-americana napoletana di origine. E capito, Lucco, Lucco è troppo importante. Visse con lei per alcuni anni e dopo se ne scappò in Italia. Ma la poverina, per rintracciarlo, ricorse ad un grande boss italo-americano, un certo Santa Maria. E questo ha chiamato a Pippo Lo Santo in Sicilia. E dopo anni di ricerche lo ha trovato e ha mandato qui a Paterno. È diventato proprio un conflitto internazionale. Carmen, se lo vuoi sapere, questo con questo suo grande look ha sedotto pure nostra figlia. A puttanetta! No, no! Carmen, fermo! Che l'è diventato puttanetta quando è stato? Amici, però voi pensateci bene, eh? Io non ci conto perché voi non ce l'avete la faccia degli assassini. Oh, Carmen, noi ci siamo sinceri. Noi ci restiamo pure. Specialmente da Nino, sul capo delle mani che lo sono bagno a morsi. Ah, se il diavolo comunque vi dovesse tentare, basta che mi fate un gesto. Io telefono in Sicilia e tutto va. Carmelo, ma quando bene da quello che ce la metti in duccio dentro? Ah, ma nozza, i picciotti quelli già in viaggio potrebbero essere. Ce l'hai capito? I piccioni viaggiati come stai dove? Voi in pericolo siete, ho capito? Ce la metti in duccio bello! Ricordatevi però, che una volta impegnato non si può tornare più indietro. Perché se no peggio. Poi il sapone squagliati di lì. Sapone squagliati. Buonanotte. Buonanotte. Ecco che brutta morte di Don Sapone. Che l'hai schiumangato. Amica, la e nessuno un coraggio non fa, Nani. Ma stato zitto, se tu a Natale faccio il nuovo, la stavi mi ha chiamato, guarda porta. Ma che c'è di pulasso non mi hanno fatto lì. Ma chi se mi ha distrutto una figlia che sta fatta che i pari? Io sono sposa mia figlia, sia Ciragino Dori. Cioè, espatriamma! Tiro un primo treno per l'estero a Croatia. Spaventi. Qualunque essere. Ho primo treno che assalto, non ce lo pigliamo. Nani, ma che se vai in America ci vanno a mettere un moccherù. Signora Nanina. Ecco. Se avete bisogno di un treno, io l'orario ferroviario in tasca. Ah, nessun problema. Io sono arrivato a corrigere solo una cosa. Dite. Il trasendo non giunti se parli di treno. Signora mia, a me non mi importa che la bottiglia le sta fatta. Ima sposo. Ima sposo stesso. Ecco! Che bello! Jenny ti ha levato anche la scusa! Adesso l'onore di Rosetta è salvo! Mo a Gina Chiattone, va! Nanni, sono capace di accendere a qualche donna! Hai ragione, te sono cuccioli! Siamo per tutta, Nanni! Siamo per tutta! E allora facciamo una cosa più bella! Ci va a mettere l'indoli sotto il coportello! Prima che ce ne abbiamo in un sapore! Ma chi ha chiesto tutto il dolore? Ragazzi.
Ma tu cucchia! Fatica! Prega! Mi volete sentire? Aspetta! Non mi sentite bene! In un posto bellissimo, schifo, delusione e dolore, e questa è la verità, amici miei. Non ne parlavo proprio. Bello, sì, è bello. Eccomi qua, bello. Luigi Chiattuno, Dante Cinodore, un fallito. Un essere inutile che non farà mai niente di buono. E che bene per dimenticare. Beato te, questa papuria. Si sta sciogliendo la caccia. Mi hanno scartato. Hanno scappato. Provino che dovevo fare. O provino film. Hanno scoperto. Per le solite raccomandazioni. Tioni. Hanno pigliato un ospite. Oh. Dite voi chi gli... Ha già indovinato? Dite. Mi state domandando a me che hanno pigliato un ospite. E ve lo dico subito. A frate mio papino. Ah, oh. Sì. No. Sì. Antonio Banderas. Sì. Ma chi è? Non indovinerete mai. No. A Brad Pitt. E va buono un botto. Se Brad Pitt vuoi mandare il tuo scaletto. Non mi fa più. 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 Non m
fare un colpo qua, eh? Brava! Brava! Apro l'ingarro, brava! Brava! Facciamo una cosa, venite pure voi, no, ah. No, tutti e due! No, Gigi, ci accompagnate! No, Gigi, noi veniamo a Maro! No, ma no! Non mi voglio la roba che mi era accompagniamo fino a Nanzara. Sì. Mi vado a Nanzara che si sono cose fisse. Io sono gente, attenzione, ma non andare. Ma non... Guardi, dura la vita tu. Andate, fate presto, non vedete tempo. Chiudetevi a chiave. Sì. Gigi, mi raccomando. Non vi scordate che vi pigliamo di Gigi. Gigi a medicina! Gina, ma sei chiuso veramente a chiave? Ma sciofa, la sciofa, state zitto, ricordo doccia, ma sì, ma vai a vedere, ricordo doccia, sì, ma vai a vedere piano piano, va bene. Vabbè, allora vedo io. Ma così è figo, l'hai detto prima. No, facciamoci tanto gusto, facciamo una cena. Nanni, penso, facciamo uccidere. Penso un sapone. Nanni, penso un sapone. E va bene. E poi mi avve... Nanni... No, ma che c'è nel bordo, Gennaro? Diamoci. Ti importa, sto bene. E buonanotte.
fate ancora? Altro che pensione della tranquillità, questa è la pensione del manicomio. Amici miei, io capisco l'equivoco. Ma oramai qua la telefonata è partita. Mi dispiace per voi. Ma in pericolo siete. Gennaro, Annozza. Ti dichiaro marito e moglie. Gennaro, Annozza. Mi dispiace per voi, ma ora lo dovete ammazzare per forza. Perché se no... E al sapone squagliatevi! Ma come c'è ragazzo, una donna? C'è mio padre! E ci sono anche dei cannoni.
Bene, mi raccomando, sono freschi. Ai cannoni ci tengo molto, che siano freschi. Allora, una bella cassata siciliana e dei cannoni. Perfetti. Benissimo, arrivederci. Dove sono qui? Se non lo faccio trovare in daga, farà lì. E dove sono? O Ced, o Giacca. Dove sono qui? O Ced, o Giacca. Tu vedi Giacca? Uè! A dove vai? Cioè, no, ma tu la notte non dormo mai. Prostituto! Ma come te la c'è? Il signore che venne qua l'hai lasciato sole. L'hai lasciato sole. Sì, andiamo a convenzionare da voi. Secondo me ti ha pigliato una maniglia, sono se romanze gialle che ti ha messo a leggere, no? E chi si sono queste romanze gialle? Voglio leggere i romanze gialle, sono fatte di tu. E piano ti soffro di insonno. Ma tu ti ha messo a leggere a 4-5 ore, no? Ma poi questa matita russa, non mi si. Ma Peppi, chi se non sono che fatte di tu? Sono fatte di tu, voglio fare quelle che voglio. Di la verità, l'hai citato in due suoni a chi? No, che ne stanno bene a voi. Sì, sarò. È scelta la tua. Voglio proprio vedere. È scelta la tua. Oh, mamma mia, oddio. A cani ci stanno. Bene, buono. Ma in una vega maledetta. Non ce l'ho! Vieni! La maledetta! No, signore, è st'imbecille. Imbecille, frate, ma io che volevo sapere solo dove stavate. Stavate nel bagno, è bella. Signore, che in questa mezz'ora si controllino la luce delle telefonate, io lo capisco. Ma il bagno è come il pronto soccorso. Ci si può andare gratis a tutte le ore. Scusate. Andata bene. Ma si contento. Ecco qua. Si contento. Ma Fenec, se crede che io voglio mettere un pipiomi di roba, a chi? Peppi a Fenec, e Wick Fenec. Allora se ne mancano un po' da gennaio, un po' chi è il suo papio? Date un po' da, degli americani, chi è il suo papio? No, i giapponesi. Peppi, ma tu sei buona gara, mandavano pepiometri a mandare. E tu volari, se non ci sono pepiometri, io faccio. Buongiorno. Uè, Carmen, buongiorno. Allora, ci sono novità a gennaio. Sì, ho capito, qua la luce non è tramontata ancora. E le stelle stanno a guardare. Ma perché corra su? Sì, è venerdì. No, ma che sta succedendo di questa cosa? No, tuo frate era una calmata, capito? Era una calmata. Ormai gliel'hai detto a chi si è tagliato questo sotto, no? E che ci fai le cambiate. Ma perché non se ne va? Frate, che ti devo dire, frate? Grande cornuto disgraziato! Uè, Carmela! Ma disa! Chi? Carmela! Ah, è malina! Mi direi che te ne va quello cornuto a terra! Ma non, signore! Ma te vorrei paura! Ma non, signore! E questa simpaticona di genere femminile! A tu mangiamo! A cui mangiamo a chi dà cucina a fare una bella tazzola di caffè, che stava a stampa di senza papà, non può che vincere al corpo. E che è? La signorina Rosetta fa sempre. La signorina Rosetta è uscita di prima mattina, è giunta a San Giuseppe, a da zia Francesca, alla calda del Vesuvio. Ettena! No, Vesuvio, sto di vulcano, bravo. Frate tu, vieni. Bravo, sai, la geografia, sta qui, ha tornato padre, era un ciuccio, ma la geografia, abbiamo già passato una bella tazzolina di tavola, eh? Uè, ma che venite a fare questo, sta dove no? No, in Catania vai, in Catania vengo. Catania, Messina, Palermo. In tutta la Sicilia mi faccio presa di Catania, Palermo. Dato questo live. Si deve assendere la prima messa. Mi volevo confessare. Ma che siamo lì? Dai, non ti mettere questa faccia vitta. Ma fai perdere un coraggio pure a me. Nani, per favore, posso sa Bibbia. Giornale, ma qua Bibbia! Guarda qua! L'assassino della notte è un super giallo di un autore straniero
e non faccio leggere manco uno. Nani, ho giocato di 50.000 lire. Guarda qua, va. Guarda qua il laccio alla gola. Il mistero del pugnale d'argento. E perché no, no, io 100.000 lire ho speso. La siringa avvelenata. L'artiglio del diavolo. Il sangue sul cuscino. Oh, sangue di Dil. Bravo, Fania. Ma lei non perde mai il buon padre. Nani, non perdiamo tempo, meglio chi su cosa. Sì. Questo qua è il migliore. Sì. Morte. Stiamo sentendo, concentrati. Sì. Concentrati, Nani. Sono concentrata. Morte nella vasca da bagno. Ma piace. Ma in cacciata. Eh sì. E se mi ci tengo tutti qua, già mi ci faccio il primo caso. Con battaglia argento. Ma lo sapete, una persona. È molto semplice. Sì. Nani. Dimmi. Nani, chiede perché Franceschi è andata, perché Rosetti è andata da zia Francesca? Perché Mogini il maledetto, sì. Come tutte le mattine si alza e dice: Micina, preparami il bagno. Micina, non ci sta. E un bagno prepara tu. Ma no, 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 c'è no. Perché okay, non lo prepari tu? Nani, che se sono così, Nani, sono così, mi stiamo sentendo a me. Allora, il nuovo bagno. Sì. Ci sta il filo della luce elettrica tagliata. Sì. Tu riempi la vasca d'acqua calda e bella piena. Sapone da tutte le parti. Ma ti raccomando, però, quelle che non devono mancare. Concentrati su un po' di sale. Sì! Sale vuoi che già rimbaffa, sì! E peperoncini, vai in spagnolo. Nani, stiamo assenta, poi concentrati con molta prudenza. Sì. E un nasto isolante al filo e giù un minino da vasca. Onesti solando. Allora non hai capito niente. Oh, fila! Il tuo stupido amico, l'esatto, è che è un artista, visto caso, sempre cantando. Sì, sì. Mio suocero Nupi, mio suocero Nupi. Ras, se me ne andava vasca e moro fulmino. Sì, e poi lo fatto che mi va a puntare. Quando lo tieni, vuoi, puntavo fino a 60. Poi lui, tu corri in un bagno, lì avevo fila, dai lustri, la gente corre. E bello è fatto. Nani, delitto perfetto, è morto per collasso cardiocircolatorio, ma che è il circotto di argento? Sì! Che no, mio bello, però fino di dà l'acqua vai a lavare tutto. Nani, non mi guardi visto su cose qui. Ma no! Ma chi non gioca ad avere a nure, colucca! Allora, va buono, non io fino ci vuoi che la vai. Ma noi accerimo proprio a non muovino. E si chiede molto cuocere. No, 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 sempre chi il goccio può fare. Ma guardano poco come va a camminare. Con volena di dasa. No, io non mi fido più e fa tutto questo. Io mi chiamo Carmelo e ciò dico. No, 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 siete voi il proprietario della pensione? Sono di passaggio passeggero. Scusate, siete voi la moglie del proprietario? Che volevo uscire? Ma che lingua parla? Ma signore Francesco, prego abbastanza. Francesco. Va bene, ma insomma, capo, io a chi l'ho già consegnato? Più? Aspetta un momento. Quindi mi chiama capo, facciamo un palo. Io e te non sto lontana, non mettono palo, ma guarda! Ma allora avete capito che cantina ci sta a bomba, Stava sempre il nome di Dio, che ti ha mandato! Ma chi mi aveva mandato? Io ho già baciato, voi pare che veramente tenete paura dei fiori. Madame, madame, guardate come profumi! No, no, io non voglio sentire! Ma signora, non era francese!
venuto con massa mia. Che come ti chiami? Che nel frattempo, se volete anticipare una piccola mangia. Sì, ma chi c'è Giarici? Che ha mandato in quelli fiori? Questo non lo so. Fioraio qui, come si Fioraio piscitelli. Piscite, vuote, te mi raccomando. Poco pulita. Se volete anticipare una piccola mangia. Senti, vanno fatti, stato non mettere un palo con un palo. Una piccola mangia, c'è una. Cara, va. Aspettate che non ci arrivo. Dottor, e che è tutto? Ma sapete perché la mangia si chiama mangia? Perché significa te, voglio, mangi pure tu. E per me che non mi dà la mangia buona, a te fa una brutta figlia! No, 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 c'è caro, figlio mio bello, vieni qua. C'è? 200.000. Ah, capitano francese. Merci, madame, merci. Au revoir! Si è ammalato tutti lì, cosa è ammalato? Questa è proprio la funzione di scivere! Ma che le fiori che sono? Lo segnava, la malaccia, tu che dici? E che ne sa? C'è già ne capisci che non sono così? No, 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 non capisco più! Non lo so! La mia storia che non piglia! Piglialo! Nadine, sto sempre così, ma ne piglierò. Ma sarà la bomba. No, 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 c'è bene, ma che non lo piglia. Non lo piglia, non lo piglia. Allora, diamo tutte le mie. È un e due. No, no, no. Allora, non piglia i fiori in me, mia padre. No, 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 abbasso no. E chi se c'è sta la bomba, me la bomba che mangia. È permesso. Ah! No. Se ne faccio venire dalla pensione. Pensione. No, 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 perché non ha un contratto, poi ci sei stato. Voi siete la moglie. Come? Io sono un ospite della pensione, ragazzi. Mi dite che devo dare questo cartone. Ci sono stati ordinati la pasticceria Palermo. Ah, pasticceria Palermo. Ci ho viaggiato un po'. Stale, a che bontà. Questi dolci sono una bomba. No. Fammi fare per l'ultima volta. Perché non posso mangiare. Almeno c'è da addore. Invece sarà sorpresa. Guarda tu. Me, allora mi volete dire a chi devo dare questo cartoccio? A me hanno detto di darlo al proprietario. Mi dite chi è? Altrimenti, a mia, me fanno fuori. Quando vengono i proprietari ci vuol dire che ha appannato pasticceria, non mi chiamo Palermo. Io vado? Arrivederci. A mangia! Io vado? A mangia! Attenzione a voi! A mangia! E vediamo tutti qua. 300. Grazie! Ma tu quanto ne hai? Sai che tu a quelli di fiori, quanti c'è, stanno fatte pagina? Perda, perda, puzzo! Non si vediamo! C'è un quadulazzo di un barone! Ma non ti ha parlato! E si ci Tu hai parlato siciliano? Ma stai impazzinando con Bellina? In Tavasco ci vengo pure a frate! Se non fate quello che mi aspetto da tanto tempo, morirete. Ma sicuramente detto pure. Ecco, me l'ha detto pure. E io ho fatto scrivere in tu, peppino della malora, sì. Scusate tu, non va a me, facciate. E tu hai mandato le dolci. Sì, l'ho ordinato io, perché io devo festeggiare. C'è Naufra, poi è il compleanno della signora.
pallina. Prostituta! Ma non so cosa ci sia! Non lo so! Prostituta! Siamo per stagione, signora bambina! Come si sparsi via da Isla! Signora bambina, posso entrare un minutino? Prego! Giuri, ti giuri, giuri, ti giuro! Ma com'è il caso, sono venuto dai siciliani? No, per me, quello era mio fratello che cantava. Si sta preparando per Sanremo. Ah, non ti aspettate qualche siciliano? Sì, sì, certo, degli amici miei. Ah no, perché non bello che assurdo, che sono venuta? C'era certa gente che ha parlato siciliano. Ah. Uno, sono arrivati già. Avete sentito, ah? Sì, sarà dei cucciuni. Ricordatevi che il tempo a tre. Oh, è cemento. Il sapore vi tocca. Il sapore. Luci il braio per il mio amore. Sì, a me. Noi fra le altre cose, no? Però fra le altre cose non è l'unico pure sfortunato. Sulla? Guarda qua, guarda qua. Oh, maledetto stamattina il suo proprio sciatato. Guarda che va, c'è te, c'è te. L'Italia che vicino alla porta, mi si è sciatato. Poi faccio una cosa, una libertà, la porta di chiave. Gennaio, sei sciatato? Senti, vieni, senti, vola la voce, perché me la do tutto il tempo? Scelto, maledetto! Arraia! Quando si è vista la voce a brutto capire! Io tuo genero pie! Sei scelato! Gennaio, che minuto è quando ce la capo bene! Calma, calma il sangue freddo! Vicina! Creo, siete mi sa paura! E voi sulla dissa maniera? Stavi sopra a pensiero! Scusate, ma se no come mi sente laggiù? Sì! Vicina! Mio bello, parla con me! La gatta non c'è sta! La gatta? Sì, Rosetta! E è andata dalla zia ieri sera e non è tornata ancora! Io lo sapevo, lo sapevo! E posso la dire il bagnetto, non me la posso fare! Oh. Cicci, non ti preoccupare! Cicci, non ti preoccupare! Che ci sta mia moglie che ti prepara un bagno! Veramente? Sì! Ma come siete gentili! Come siete gentili, è un fiore di suocera! Ma! E allora, mi raccomando, Bello tiepido come piace a me, né troppo caldo né troppo freddo. Prendo un po' rusco al papà. E mi raccomando, sì. Tanti sali, sì. Tanta schiuma, tanto il polverino, sapete, per il look. E ci mettete dentro quella paperella che sta sotto il lavandino. Sì, quella già la bellina, sì, bellina, quella già l'arancione. Bellina. La paperella che di chi ne sa. Però non facciamo. Io chi se l'ha sempre schifata. Però stamattina mi fa una cosa in lo stomaco. Il lei un farfallone, guarda. E non un zireffe, ma la però. Guarda la mamma. Ma anch'io ho il diritto di vivere! Ma perché? Non lo faccio mica guarda! Voi non mi ucciderete! Ho capito! Abbiate pietà di me! Che schifo! Ma che cosa? I titoli dei film stasera! Ce ne sei solo comico, divertente! A me piacciono le cose allegre! Amen.
Signori suoceri, è arrivato il momento di dirvi una cosa. Dite. E io non è che mi sono svegliato sentimentale stamattina, però io ve lo devo dire. Sì. Ormai non ho più nessuno al mondo. E la mia famiglia siete voi. E vabbè, ma non ho cominciato a dire tutte queste cose così commoventi. Cici, guardi io. No, non dite niente. Io vi capisco e vi spiego l'impegno. Io vi voglio bene. Papà. Cosa avete detto? Papà. E mamma. Nanni, preparammo un bagno a chi sa. Sì, non venivo niente. Yeah. Grazie. L'amore che cos'è? L'amore è una cosa meravigliosa. Ah! Voi stavate nella camera della signora Palmira. È già dato un tabù. Se venite nella camera della signora perché oggi è il suo compleanno. È già giunto a fare gli auguri. Ah, molto bene, molto bene. Allora adesso glieli vado a fare anche io. Andate. Però ricordatevi che io sono lo zio per la vostra promessa sposa. E mi cagliava, scusate. Avete ragione. E poi c'è chiamà. Sì, Peppe! E con permesso. Sì, Peppe! Signora bambina! Sì. Posso entrare un minutino? Prego! Grazie, sempre disponibile, vero? Se passa buono, fa pure uno spiritoso, va. Fa pure uno spiritoso. Scusate, è permesso? Prego, Buongiorno. Buongiorno. Che sta? Scusate, ci stesse una camera. Anzi, un buco, piccolo, oscuro, isolato. Magari senza né balcone né finestra. Come no? E vediamo appoggiare a. Bravo, avete ragione di scherzare, ma io sono esasperato. Il medico mio dice riposo, riposo assoluto. E a dove gli do riposo? Mi tengo l'ufficio al centro del paese, a si appiccica tutto e non muro. Una moglie era sorda, ma dove gli do riposo? A casa vostra, non è così. Bravo, e quando siete bello, e muove non fatto. Tengo 9 figli. Saluto appunto. O prima studia lirica con il papà suo. Ogni tanto fa pure vocalizze. Che sono bene, che sono bene. Sentite, voi mi avete sentito. Io sfoggo qualcuno l'ha già fatto. E tu capite, ma sfondate sotto voce. Sfugate, ma c'è ragione. La seconda studia pianoforte. E la terza te non gira disco con tutte le musiche rotte. E scendendo, arriviamo fino agli ultimi. Capazzini a fare il diavolo. Ora! Ho vinto. E poi ho state venendo solo morto. E figuratevi una giornata sa. Fino a quando mia moglie si è saluto con la signorina della televisione. E finalmente scende la doccia e silenziosa notte. Piena di stelle. E finalmente va a dormire. Ovvero, è il nipotino a Demeti. Pure il nipotino. Sì, signore. La quarta figlia mia è sposata. E sta a casa con me. È stato buono. E partorì da 5.000 punti. E figuratevi la voce di bambina che agnagna d'indanuta. Ci piaceresse mamma e figlia, tutte e tre, in baranza. Aspettate. Mamma e figlio non sono due. Due gemelli a sgravare. Sì signore. Che vago, papà. Perfettamente sincronizzati. Finisce gli agnerulli e ne apri in mezzo a a voi amico pulito. La stanza è un buco. Quando mi faccio 7-8 ore sole. Bello, saporite, chiatti. A prima mattina. Sì signore, poi gli altri vado a fare nuotata a casa mia. Prendi per arrivare, vanno bene? Come lo vanno bene? Volete pure i documenti? No,
per 3 o 4 ore. Non vi registro neanche. Va bene. Io vi ringrazio. Però, ora, a camera di Don Silvestre. Chissà uno che ha dovuto partire urgentemente. Va bene. È stata tutta approvata. Io vi ringrazio. Io vi ringrazio. Scusate, ma a casa sta buono. Questa è una tana di un ghiro. Questa si chiama pensione della tranquillità. Io vi ringrazio. È già stato tranquillo. Molto gentile. Sta tutta approvata. Sai che faccio qui? Ma non dico niente a nessuno che chi si sta capendo. Ehi, a voi, a te! Ma che scusate, mi fa male, ma che sta camera, signore? Ma una donna deve tenere un uomo solo! Una donna deve essere fedele! La donna deve essere una donna de... La donna è morta! Letto spada! Che morbida, arruiato, cocciuccio! Come se non si sapesse che voi, quando avete avuto tanto da una donna, siete bocca aperta. Ma guarda. E vi andate vantariando con tutto il quartiere. Ma che dice? Io sono un segreto. No, no. Voi siete un chiacchierone. Ma guarda, ma è che la così, che la da culì. Vi ha da parlarne tutte femmine. E non vi approfittate di questa piccola confessione di simpatia che mi è scappata. Badate. E come vi avvicinate? Faccio la sirena! Sì, io faccio un corruccio, tu lo sai? Faccio la sirena dall'anno! Provo uno strillo che non avevo neanche io, ho rubato tutta la casa! Siete stato avvertito? E quando va? Va a fare la camera e Gino Dore. E intendo pure io, ti vengo a sorvegliare. E ti vengo a tenere che punti di mano. Perché diceva la verità, sono figli sempre un po' che i fusilli per... Visto la domanda un po' sì. Vogliate trovare una Magellino, sorrente e mare chiara? E questa amica vivo, la bella Perduzza che ti... Bevi, bella Perduzza! Nanni è fatta, è fatta! Sì, sì, Gennà è fatta! Nanni, a te sto maledetto. Gennà, oltre con l'uccino che fa la sala. Nanni, calma e sangue e coraggio, cioè coraggio, sì. Va bene, sangue sì. E coraggio, sì. Che ne ha voluto? Chiamalo, Nanni. Sì, lo chiamo. Luigino! 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 Scusate, scusate, ero nella camera della signora bambina perché oggi... È il suo compleanno. Tanti auguri! Grazie, signora. E perdonate, continuo la toletta. Sì, prego, fate. Luigino! Luigino, vai! Il bagno è pronto! Oh, laudata Silvia, signora, per nostro fratello bagno, lo quale è tiepido, profumato e distensivo. E specialmente... Distensivo! Ma che è stamattina in da sta casa c'è un'aria, come dire, elettrica! Non la sentite anche voi, no? È stata una calma, che la vita è bella! Io suocerei nubie! E faccio portavi! Detersita già tagliata! Gennà, Gennà, stringi mamma, fammi coraggio! Da lì è già voluto, è più bello! No, 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 Gennà, ci sta chi, torna a rete! Ci sta chi! Oh, ah, sì! Oh, mi è passato! Gennaro, io mi metto paura che sono lo spirito tutto il notte! 3, 4, 7, 7, 4, 14. Diciamo che quando non faccio i conti e non mi trovo. Gennà, ma che stai facendo? Ma che scrivi? Ma che fai? Mi faccio finta che faccio dei conti se bene quanto non sì, ma tu hai una stamina 60! E allora comincia a sentare e comincia a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma questo fatto è malaggio sul nato, ma io. Ma deve papà darci un segno, fai qualche cosa! E faccio matarmi! E faccio matarmi! Non mi mangio un viso buono. Gennà, ma lui stesso va scendo pazzo. E mangio la tavia una baggiacca brutta. Oh, che bello bagno, che bagno fatta. Ma allora te l'hai fatto o bagno?
Ecco, ma no. Io mi sono consumata. Ma mi sei distrutta. Fantesca? Fantesca? Camarera! Avete chiamato? Gesù! Una camera mia! Stavo dando una mano a Melina. La mano? Così si chiama, mo. Ma buon cameretta, Fantesca, prepara la colazione al tuo signore padrone. Me la porti dentro, a letto. Con permesso? Sì, Peppe! Mamma mia, ma come è tutta la macchina? C'è una macchina saccia di carrape isolante! Proprio quando potete sperare un po'. Ma perché prima non potevo sperare? No, perché non ho sapito. Che fino a mo' è mancata la corrente? È mancata la corrente? Che cogna è voluto? Proprio mo'. Ogni giri chiamarne a corrente per me. C'è no! Chi se tiene una mano superiore con protecce? Chi se tiene un culo superiore? Ma come, Gennà? Chi li sa venire in dalla schermata che la corrente esce e torna a lì? Nanni, io la corrente non bagna! La fatta non c'è pubblicità! Ma che avevo filato in dalla schermata, ma mi si macina uno per l'altro! E già! Volevo servire la colazione di Dulie dal signor Gino Dore, ma così spurcò mille insomma. Gino Dore, la colazione si mangia in cucina? sì, Peppe! E tu mi arrabbiate! La colazione se la mangia in cucina? È stata la tranquilla che la vita è bella! Sì, Peppe! Ci accende! Nanni, che fai se pensa rosato? Che sai mangiare? Oh, valei! Piscarafuri! Sì, e piscarafuri, per i surgi! Che si va passato! Che? C'è che andiamo insieme. Ma Nanna Mena! Sì! È passata un'altra mezz'ora della nostra vita! E saluto già a Fippi, che sono parecchi dopo le gimana! Allora, ci sono delle novità? No! La luna non è tramontata ancora! La luna? Lo capivo! Era venuta un'eclissi, ma poi è mancata la corrente! Ma perché la luna va a corrente? Va bene, ma avvertitevi ad ogni cambiamento atmosferico, eh? Ma non puoi ricordare! Ma che sta succedendo in questa mezz'ora? Che sta succedendo? Ma niente, che deve succedere? Sono cose dell'astrologia, ah. Che stiamo studiando per ammazzare. No, per passare un quel tempo, ecco. Capite? E allora avvertitevi quando esce la luna, eh? Ah. Se vuole fare un bagno a mare, una mare, la luna viene, avvertitevi. Nanni! Ah! E c'è Nanni, ci metti quello tu! Nanni, siamo soli, Nanni. Sì, siamo soli. Nanni, ci resta fare una cosa sola. Sì, mi ha già mandato una bella cosa. Oh, vale! Nanni, ho un peccato. Pure tu! E te lo dammo a colazione o a pranzo? No, a dessert, Nanni. Ma tu mi Nanni, cavate l'occasione, ci vuol dare. Va bene, Melina! A dov'hai, No, portala qui! Lasciala qui la colazione, Melina! Ho già la... Ma non la dovevo portare in cucina? No, non abbiamo cambiato idea, lasciala qui! Va bene! Grazie! E dammo stu vena, non aspetta domana, che indifferentemente... Ma che camerina che sta Davide a me invece mi pare come se lo sapesse! Non devo passare che si sono fissazioni da già buttato questo collo. Troppa io di giorni, Jenny! Ma lì non so niente di sciogliere, lì non so niente di sciogliere. Sì. Ma lì sono... Ah, perché tu sei ciucco, mi hai detto l'onore! Allora, insomma, sente facile, io vedo se bene qualcosa. Sì, non vedo nessuno, meno. Questo è buono. Gennaggio, visto?
Nanni, quanta goccia hai? Ma che fa stare? C'è sta nuova che quando ne mette mi perché chi lo sente non so per curioso se ne mette più sotto. Gennà, ma chi lo caffè che facciamo noi fa sempre schifo. Ma mi venga. Mena, mena. Nanni, non so che fai, mi metto paura. Le tanto riposto, non gli signori spenda lui, non ci perpetta a me. Ma vado a... Signora, quello stavo pregando per l'anima dei morti suoi. E io. Ma che se facendo? Deve prendere quelle gocce e quel caffè. Ah, sì, giusto. 11 gocce per il fegato, quelle fanno benissimo. Proprio da sto momento ho fegato. Io vi ho sentito che dicevate, io non lo so fare. E io sono infermiera diplomata. Posso? Date a me. Da me, signora. Su, su, su. Su, su, su. Su. No, no, vado a cattare. Non fare il bambino. Su, su, Gennaro. E quindi esce, Nanni. Ecco, su, su, su. Ecco fatto. 11 gocce. Da bravi, per chi sono? Per lui! Gennaro, ma tu ti sei dimenticato che io già l'ho prese? Io subito faccio. Quelle lunghe, fa un sacco di storie quando si deve prendere queste cose. No, ma questi uomini, su, forza, venite a fare. No, se non mi dà. Su, io. Su, su, non fai bambino. Davanti alla signora. Sì, cambia qualcosa.
sai, cade qualche cosa. Mio suocero lo pia! Mio suocero lo pia! Ma mi usi questa, mamma! C'è da che sono asciuta! E come parlate? Che siete lì? Sentite, io sto cercando un signore. Che normale? Di mezza età, con un cappello e un ombrello. E non lo capo. E quando parla, allucca sempre. E non ci sente. Is! Ma tu morite. Ah, un signore. E per casa del nuovo figlio? Ma avete detto? Io non ci sento! Sono sorda! E per casa del nuovo figlio? Per casa del nuovo figlio! Uno sud canta! Canta! Uno canta! Cosa? L'avete detto? Ma non canta! Ma già c'è lì! Uno canta! Che sta dicendo? Signora! Signora! Uno canta! Canta! Canta solo! State a sé! Allora, sapete tutta la storia? No. Per caso sapete pure un uomo? No, signore, non ci facciamo i fatti nostri! Non ci facciamo i fatti nostri! Che avete detto? Assaggiatemi là, è spaccato! Assaggiatemi là! E allora? Me ne già lì! No, signore! Scorruggiatemi là, assaggiatemi là! Ti danno per la mia mascina! Ho capito! E non alluccate! Ma chi la lucca? Non mi dà la cosa più c'è una bella lucca! Paura! Ma non ti fai la peggiorissima! Non puoi essere! Anche aspettato un pulman! Aspettato il pulman! Ma quando ci posso essere anche amaro? Ma che ha fatto? Ma ha preso schiaffi a giro d'orecchio! Ha pigliato schiaffuato! Un cadavere! Non tocca a vedere, ma fatto bene! Mettilo su! Mettilo su! Gennaro! Chi sta tenendo la mano superiore contro te? Porca fende! Ma io da su! A chi mi spavano, capito? No! Non lo mantenete! Quella è una cosa nervosa che dire! Ma che anche io! Devo parlare! Scenda! Io non ti vado perché ci stanno più per la famiglia, capito? Guarda qui! Che da paura di fornire! Per favore, non si resti! Io ti vedo che ancora offresci malamente! Signora Nanina, vi riconfermo la camera! Calma sin me, numero! Perciò, ma tu prima perché hai parlato con lo poliziesto? Perché non va bene, ma ce ne diamo! Ah! E appestate, ma che un stancio da te! Ostezza e belle lavore! Ti stavo aspettando dietro alla porta, eh! E voi! Ecco pulito, hai distratta. E poteva trovarti pure che trovava chi lo mamma non dorì. Non si questi già di pazienza, vai, te va a mettere un po' che ghiaccio il capo, sono messo un bombò. Sì, andiamo, faccio io, non vi preoccupate. Io sono infermiera diplomata, dovete sapere.
è un bombone. E no, una cosa! Tu hai passato una prima mezz'ora della nostra vita! E la luna non è tramontata ancora! No! Il sole è ancora alto, ma camera! Ma ricordatevi però che nel sapore squagliate vi dica prima o poi! Nanni, a proposito di sapone, ricordati che sta a casa non si può lavare il sapone. Gennaro, non ci pensa! A sto viaggio sparagniamo, perché non si vuole lavare con noi! Andiamo in gente, Gennaro! Grazie, ma voglio fare una camminata, vado a pigliare la bocca d'aria. Grazie, Melini, grazie. Andate a riposare, signora Panni, è meno male che questa è la pensione della tranquillità. Meno male, no. Don Pippi, avete visto, mi hanno fatto prendere questo spavento. Ci avete ragione, proprio oggi che era il vostro compleanno. Tengo un tremolo muscio. Io mi vado a riposare un pochino. Ti accompagna. No, grazie, faccio da sola. Fratello del padrone di questa pensione e i propri mo l'hanno lasciato in casa. Ma se potessi bruciare un mugliare a parmi, si maledetto, ma non mi sboccano pure, perché mi stanno in carne i corno, che ho passato la pensione, che lo piccio capito, calma da roba, state calmi, che c'è tutto da vivo. Hai capito? Hai capito? E a sta calma, sono calmato. Allora, quindi te l'ho detto che il fratello del padrone di questa pensione. E devi stare attento perché quello potente alla chiesa si fa chiamare Gino Dorè per non esporsi. Tu capisci? Quello insidia tutte le femmine della pensione. Cerca di mantenere l'anonimato, un schifoso. In modo da ci portare il capo, che anche solo se lo sei papà. Vuole essere bello e elegante il signorino. Quando a che la stanza vai, a numero 5. Il momento ne vado per non far capire che ci fa tacere. Tu busso e pidi tutti in soddisfazione dopo. Hai capito? Come? Tu stai dicendo così, che perché un bottigliere si sta camuffando un uomo di un giro d'ore. Allora mi hai capito proprio lui. E tragedi? Allora te assagalmi innanzitutto. Tu devi solo ricordarti questo. Non lo chiamare mai Peppino Bottigliere, ma mi sta assente però. Parlo. Non lo devi chiamare Peppino Bottigliere, lo devi chiamare Gino Dorè. E non ti fa fa fessa perché chi le non fa tempo. Hai capito? Babbo, forse ci capite tutte cose, non prego. Poi, rimetti lì, ammanato piacere. Aspetta a capo. Andiamo a farlo. Aiutami a mettere su, come si mette, capito? Buongiorno!
volete voi. Prego, accomodatevi. Ragazzo, mi raccomando, io sono molto delicato, il rasoio deve essere come un petalo di rosa. Tranquillizzatevi, sedetevi e tranquillizzatevi. Che io lo saccio vestire. Dottore, che sta? E tu non si fa fumare. State tranquillo, dottore caro. State tranquillo. Che io lo saccio vestire. Io saccio come si tratta una faccia gomma faccia osta. Scusatemi una cosa, voi andate a cercare a Peppino Bottigliere. Perciò sto qua.
E aspettate, caga, che mo lo faccio vedere. Ma poi, se non facete una grazia, io vi faccio tutti quelli che volete voi. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ma voi a chi sto cavolo non uscite buono? Non è possibile, siete amico di famiglia. Ma chi sa? Ma si può dire, che caro... Io in realtà sto qua per una signora. La fidanzata vostra? Fidanzata... Ov'è, la fidanzata vostra? Prego. Tu guardate a me. Amato. La signora. È molto espressiva la vostra mano. Volici qualcosa, Può parlare, Visto che mi sei simpatico, mo te la faccio pure con lui. Ma tu? La vuoi con lui? Tutto, sta mano ma non poco troppo però, È espansivo. È simpatico. Se mi vuoi presentare la fidanzata, e mi sta buffando le parti. E se ti eravamo una moglierna, che facevi? Vengere le cazzuole. Però chissà è veramente una grande persona, veramente è una bravissima persona. Tamira! Babiluccia! Oh! Tesoruccio! Ule! Buon cugino! Un bruco! Forse si stava riposando, ma vi posso assicurare che quella è la mia amante. Ah, sì! E me lo sono visto bene! Mi posso dare qualunque prova! È una donna meravigliosa! Tranquillizzate, dottore! Tranquillizzatevi! Che va già a bar! No, ma andate dentro, non sono agitato! Sto tranquillo e calmo, dottore! Voi, parlatemi ancora di questa vostra... Amare! Io la vorrei far vedere che cos'è in camicia da notte. Camerata, Oh! Dici tu una cosa! Non è sposata! Questa vostra grande signora! Sì, però! Sto calmo! O marito! O marito adesso, non è che li gradisce! Li gradisce! Non è che li rafonza, però! Io mi sento di rafonza! Ma non ce ne stanno simili! Non ce ne stanno proprio simili! Ma ti davanti!
montata! Finalmente! Ah! È fatta! Che tu devi fare come un fiero padre siciliano.
No, no, Nanni, chissà, sono così. L'ho deciso fermamente io. Che chissà, so cos'è, omna. No, Nanni, hai fatto. No, no, generina mia. Sarò te l'hai fatto. Senti, gente, sì. Diamo Gennaro, batti i dinti e ci mettiamo a fare. L'hai fatto. Gennaro, lo devi fare tu. Nanni, no, 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 no. Lo devi fare tu. Lo devi fare. C'è nessuno? State zitta. Ciao, Betty. Entrate. Ciao. Ciao, Betty. Hanno portato la buona che si è venuta a fare a Napoli a chi cercava. A papà! Oh, ok. E appena vedete vostro padre, o diciamo, ecco vostro padre, voi che facete? Papà, papà! Piano piano, voi lo facete dal culo per te. Mi raccomando, voi non parlate a chiunque vi rivolge la parola, voi mute, non rispondete se no fate qualche guaio. Voi dovete soltanto dire papà, papà è muto e papà è muto. Per il resto, silenzio. Voi parlate solo americano, ok? Yes, yes! Oh, mamma, ma io mi vergogno, come faccio a dire che mi vergogno? Uè, non ci sta niente a fare. Vergognati quando vuoi, immagino dovetti e il dovere si scusa con te. Mamma, ma che state leggendo? Ma dico io che una baby tanda è nata tanda. È nato tanto, dopo tanto time, vengo a chiedere il diritto e l'onore. Ah, e ci sta la ragione. Mamma, quando Luigino se ne scappò in Italy, che se teneva 3 anni, che le ne teneva 2, per Little Johnny addirittura non era ancora nato. Mo tutti insieme dico, bambini, ecco vostro padre. Mamma! Ma che sì? Mamma! Sorry, sorry, bambini, ehi. Questo non è vostro padre. Papà! Scusate, ma che sta succedendo? Oh, sorry, mister, sorry, è successo un mistake. Bambini, questi non sono i vostri padri, andateli a sedere. Johnny? I vostri padri, chi padre? I vostri padri. Signora, voi che siete a che cercate? E piano, non vi arrabbiate. Noi siamo venuti qua perché cerchiamo un certo Gino Dorè. Dice che abita io. A dove abita? Qua sopra. Gino Dorè. In quella stanza. Non me lo fa. Assaltato dal lavoro. Perché qui dal momento è andato qua. Thank you. Grazie. Assaltato. Parlamo di cose. Voi non mi dovete dire niente. Io faccio sono tutti i vecchi metri e faccio a Gino Dorè, i tre smali. Ho capito, Don Peppino, ma queste sono cose che si dicono. Ma io ho sbarruolato. Dopo sto bello tu scherzi, sono malinti, sono così, sono malinti. Voi la metà sbarruolare. Ma che lo fai? Voi la metà sbarruolare, questa è una condizione che si mette. Se non si faccia la figura russa, non è finito, state a sentire, io sono scritto, sono maligni di tutti, sono maligni, c'è una maligna, no, è una condizione che smette, spiegatemi bene, mi devo convincere, però mi dovete spiegare, mi devo convincere, ah signore, non è poco, americano, vedi, hai passato un quarto d'ora e io non bevi a nessuno. Bussamma che la porta. No, mamma, no. Agati, a chi ne è morto in America?
Mike e l'ha lasciata i pozzi di petrolio. È perciò che siamo venuti a capo venire a cercare. E queste creature, ste baby. Questi bambini hanno il diritto di conoscere il padre prima che venga acceso. Ma io mi sposa una che deve essere accesa. Ma quando ne vai tu? Che la sua Serena crede, la sua Serena crede. Chiattone! Donna Rosalia! Agatina! White, Johnny, White! Agatina is dead! È morta! Io sono l'ombra! Ma come mi trovate qua? Come ci trovate? Avrebbe fatto al ritroso la strada di Cristoforo Colombo, dall'America fino a qua! Diciamo che io lo parte da Marcellino! Agatina! Quite, Johnny, quite! Johnny! Stop, please! Lontano, lontano, Luigino! The wine, il vino si fa aceto e l'amore si fa odio! Padre, senza co! O sai che abbiamo dovuto dire per tutto questo tempo? Speak, baby! Come dicevamo quando ti mandavate di padre vostro? Papà è morto, papà è morto! Io non sono venuta per questo. I don't want compassion. Io non voglio la tua compassione. Potete salvare life, ha giulato fino a qua. La vita? Yes, yes, la vita. Sagderic, a nascondere ti scappa. Mio zio ha mandato White Killer per ti ammazzare. Sta rifacendo la strada di Garibaldi, dalla Sicilia fino a Naples. Scappa, Den. Quanto scappa? Quelli si hanno scoperto che mi chiamo Gino Dore, mi trovano a tutte parti, mi trovo. Father.
Gesù! Chi le chiama da papà tutto quanto è l'unico padre vero lo schifo! Ma non mi piace! Papà è morto! Papà è morto! Sì, vero è, angeli miei! Voi bocche profetiche siete! Perché qua l'infame morto! Fuchille! Ma da lo salvo io il mandato! Carmelo, non c'è più mandato! Luigino Dorè mi sposa! Oddio! Due, Rosetta, due! Allora convetti sono, eh? Sì! Adesso sì, l'ha promesso! Bene, allora bambini, sedetevi, devo telefonare subito a Don Pippo in Sicilia. Bisogna che lo senta dalla vostra voce annullare la commissione, ah! Maledizione, qua non c'è linea. Per favore, gatina, donna Rosalia, accompagnatemi giù a telefonare, Bisogna disdire subito la commissione, altrimenti non si può fare, Accompagnatemi giù, Andiamo, gatina, andiamo. Mi lasciamo qua, rimanete qua. Venite, venite con me. Gatina, il padre. Mamma, papà, dove si? Mamma! Sì! Che è successo? Rosetta, che è successo? Potete essere felici. Luigino si sposa con Gatina. Questi sono i figli. I figli? Ah, sì. Che se si guaglioni di coppa a fotografia. Sì, ma coppa a fotografia erano tu e mo so tre. E i bambini? Ma chi mi ha portato fino a qua? No comment, no comment. Ma non di non comment. Mi capito. Bambini, parlate bene, piano piano. Ma cosa avete detto? No comment, no comment. Moi non scava e cava tutte e tre. Che non scava e cava? Io non ci sono mazza da. Ma io non ho deciso di uscire a poco! E forse dopo da terra mi avrà mandato la saetta la testa! Va bene, siete sicuri! Papà è morto! Papà è morto! Aspetta, una a capire io! Oramai niente più mi stupisce. E poi se esce viva, hai imputato troppo il funerale. Non ti inutili più niente. Aiutato! Aiutato! È capolibile! Ma vado a cedere! È Orsaccio! Non posso ridere! Cioè, no, io volevo dire, Ginnacco voleva dire, spiegacelo tu, io tengo un fuoco troppo alla macchina! Che tengo un fuoco, papà? Lasciatemi stare, no. Io non mi sento più a capangare. Scusatemi, io vado a vedere, sul fuoco ha sputato l'acqua. Mamma mia, mamma. Gina, ma questi non sanno bene i tuoi genitori? Vincina, ci ho parlato. Che c'è, Gina? Lo so che ti do un grande dispiacere. Ma perché? Ma noi femmine siamo fatte così. Mamma mia. Siamo cattive. No, perché? Io ho scoperto che non ti amo. No! Tipo di stesso padre. No. E poi Luigi, lo vedi come ti vedo? Come già? Te lo dico. Ma io perché mi ha visto guaio con te? Io voglio bene a Silvestro. Voglio bene a Silvestro. Gina! 18! Insomma, a me non voglio agire, nessuno se lo porta, capo. Facci via tutti a me. Un quintale di zucchero con la me. Rosette mi va bene, la gentista. Dai, caramola. E non andate già tanti, capito? Perché io ancora non sono morto. Non si muore. No. Ma tra poco muore però. No! Ma da capito? No! Aspetta, non faccio niente. Che cosa? Non faccio niente. Non che c'ha fatto? No! Non caro te! No! Non capito! Disgraziata! Ti ti sparo! Ti ti da capito? No! Ti sparo!
Mira, è morto, guarda che vuole, è morto. È morto. È morto. Io! Thank you.
Signori, grazie, i triatisti. Rimanete in camerotto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. È passata già un anno, eh? Ci siamo lasciati con il musical. Bella. Ma stasera si è più bello, no? Sì. Peggio di stare chi lo sai stasera, eh? E i soliti ringraziamenti, Ettore Cusati alla regia, Carmela e Rachele, grazie Antonio, un ringraziamento va sempre a Luisito che ci ospita prima al Don Pietro per le prove. Tenete, ieri l'ho detto anche, tenete presente il Don Pietro, tutto all'aperto, a freddo a gelo. Purtroppo che sì, ma purtroppo a Marina le difficoltà ci sono, ci arrangiamo. E ci arrangiamo perché voi ci date la forza di andare avanti come ogni anno. Grazie di cuore, grazie, grazie, alla prossima, grazie, 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 buonanotte a tutti.